Pierre Munafrò, che è tra l'altro il fondatore, uno dei fondatori della relazione del consumo del suolo, appunto ci parlerà proprio che cos'è il consumo del suolo ai giorni d'oggi. Allora, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Vi parlerò di questo lavoro che stiamo portando avanti da alcuni anni, che è legato al monitoraggio del consumo di suolo a scala nazionale. Quindi io sono di ISPRA, ISPRA è un istituto di ricerca e la professione della ricerca ambientale che lavora a scala nazionale con d'accordo con le varie agenzie regionali e le province autonome. Innanzitutto, che cos'è il consumo di suolo? Lo definiamo subito come una trasformazione del suolo e del territorio che passa da una copertura agricola, in questo caso, oppure naturale o seminaturale, e che viene alterato, ad esempio in questo modo, fino ad arrivare, questo punto alterato, diciamo un eufemismo per arrivare poi in molti casi alla costruzione di edifici, strade, infrastrutture di vario tipo, che fanno perdere tanto per sempre questo suolo. Questo è un altro esempio, l'esempio di prima era Roma, nella zona di Porta di Roma. Questa è la zona invece, uno degli ultimi residui di area agricola del comune di Milano, dove si è tenuto recentemente l'Expo, e questo è quello che era, stava succedendo durante il momento della realizzazione dei vari capannoni. È un problema che ovviamente non è solo nazionale, non è solo italiano, è un problema riconosciuto a livello mondiale, tant'è che le Nazioni Unite hanno definito tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile alcuni obiettivi specifici sul contenimento, sulla limitazione fino all'azzeramento di questo consumo di suolo a livello globale, considerando che ogni anno viene cementificata, cioè impermeabilizzata in termini tecnici, una superficie pari all'intero Costa Rica a livello globale. A livello europeo stiamo parlando di circa 1000 km quadrati ogni anno, e questi sono dati molto leggermente sottostimati. In Italia che sta succedendo? In Italia stanno succedendo una serie di cose sul territorio, ovviamente il nostro territorio si trasforma e lo vediamo quotidianamente sotto i nostri occhi, insomma il territorio non è qualcosa di vivo ovviamente, ma fondamentalmente le principali trasformazioni, volendole molto semplificare in questa slide, che sono avvenute negli ultimi anni in Italia, sono prevalentemente una perdita di aree agricole, quindi circa l'1% delle aree agricole sono state perse in 5 anni in Italia, hanno diminuite, e considerate che le aree agricole coprono quasi la metà del territorio nazionale, quindi una perdita di 1% di questo equivale a qualcosa tipo 25.000 ettari anni di aree agricole che non sono più agricole. Assistiamo anche a una variazione delle superfici cosiddette naturali o seminaturali, cioè il bosco. I boschi crescono in Italia, nel nostro paese, crescono perché in alcuni casi, ad esempio, le aree agricole marginali, zone meno produttive o meno utili dal punto di vista, ritenute meno utili dal punto di vista della produzione agricola, vengono abbandonate e progressivamente ricolonizzate dal bosco. Ma in realtà c'è un'altra superficie naturale che è molto importante per la biodiversità, per tutte le sue funzioni, che è la parte delle aree naturali, le prati, i pascoli, delle aree a copertura prevalentemente erbacea o con copertura arborata scarsa, che comunque perdono in maniera consistente la superficie. La cosa più impattante sul nostro paese, soprattutto dal punto di vista delle conseguenze che ha sul nostro territorio, è la crescita delle aree urbane. Le aree urbane che sono cresciute in 5 anni del 5%, pari a circa 20.000 ettari l'anno. Dove avviene questo? Avviene più o meno su tutta Italia, però si concentra in alcune zone. Si concentra negli ultimi 5 anni, la velocità di trasformazione maggiore è stata nel nord-ovest, comunque le altre zone d'Italia siano state esenti. Si concentra in aree che erano precedentemente agricole, l'abbiamo visto, le aree agricole sono quelle che perdono superficie di tutto. In molti casi quelle aree agricole sono perse per colpa di urbanizzazione. Ma il 22% di questa perdita di suolo avviene in aree cosiddette già urbane, cioè le aree aperte urbane, le aree naturali in ambiente urbano, quelle le aree sottoutilizzate e così via, che vengono sigillate per densificare il cosiddetto, questo termine viene utilizzato, le città
Ora questo è un tema abbastanza controverso, perché da un lato si dice no, le nostre città devono essere densificate per evitare che si espandano al di fuori, d'altro canto è vero che se noi andiamo a perdere quelle aree verdi importantissime all'interno delle nostre città, che sono fondamentali per il nostro benessere, non è certo una cosa positiva. E poi una parte di questo consumo di suolo avviene in aree comunque naturali. Ovviamente questo fenomeno si distribuisce sul territorio, comunque regione per regione, in maniera diversa. Qui c'è un grafico che fa vedere come la situazione nelle varie regioni rispetto alla media nazionale, andiamo un po' rapidamente, il tempo è poco. E che cosa facciamo quando perdiamo questo suolo? Una buona parte se ne va per costruire edifici, fabbricati di vario tipo, sia residenziali, ma commerciali, produttivi, di vario tipo. Circa il 30% del suolo che noi consumiamo, che abbiamo consumato nel nostro paese, è destinato a questo. Una grandissima percentuale, più della parte edilizia, della componente edilizia, è dovuta alla componente infrastrutturale. Questo non ce lo scordiamo mai, come si diceva poc'anzi, insomma, facciamo un paio di esempi. La componente infrastrutturale è quella che globalmente nel nostro paese consuma più suolo, cioè in termini di superficie è quella più estesa. E questo ci sembra quasi strano, perché una strada tutto sommato noi la teniamo un oggetto sottile, no? Rispetto invece globalmente tutti questi oggetti sottili, adesso basta di questo termine, vanno a consumare molto più suolo, ed è qualcosa, un fenomeno che è cresciuto ininterrottamente dagli anni 50 ad oggi, con un trend, come vedete, sempre crescente. Qui c'è la situazione degli anni 50, dove gran parte delle regioni avevano una percentuale di consumo di suolo sotto al 3%, oggi la situazione è quella a destra. È una velocità di crescita impressionante, perché passare da un 2,7% degli anni 50 al 7% dell'anno scorso, di 2 anni fa, sono i dati di 2 anni fa, stiamo elaborando gli ultimi dati in questi giorni, li presenteremo il 13 luglio a Roma. Questa trasformazione equivale a dire che noi ogni giorno abbiamo impermeabilizzato, sigillato, costruito su 55 ettari nel nostro paese, ogni giorno per 60 anni. Questo equivale a dire che noi ogni secondo di questi 60 anni abbiamo ricoperto ogni secondo 7 metri quadrati di suolo. Quindi da quando ho iniziato a parlare è come se avessimo costruito un paio di palazzine, per capirci. Questo è quello che succede quotidianamente sul nostro territorio. Ovviamente questo fenomeno, come dicevo prima, si concentra in alcune zone, si concentra vicino alle grandi aree urbane, come vedete le zone rosse sono quelle più consumate, si concentra lungo le pianure, si concentra lungo la costa e lascia meno colpite le aree, ad esempio, montane e quant'altro. Questo è per tasso di crescita, ne abbiamo parlato. A livello europeo, l'Italia è tra i paesi che ha la percentuale di consumo di suolo più elevata, perché è al 4° posto, di fatto fanno peggio di noi soltanto il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo, ma c'è anche un'altra cosa da dire, ad esempio la Germania ha un livello percentuale di consumo di suolo simile a quella nostra, che è quasi il doppio di quella europea, però l'Italia ha sicuramente un territorio che è molto diverso da quello della Germania e di molti altri paesi europei, perché l'Italia è vero sì un paese di mare, ma è anche un paese di montagne, perché un terzo del territorio è coperto da montagne in Italia. E come facevo vedere prima, le montagne sono per ragioni evidenti meno attaccabili da questo fenomeno. L'Italia è anche un paese, questo ce lo dicono tutti gli anni i giornali, ma lo vediamo sempre sulla nostra pelle, sulla cronaca quotidiana, l'Italia è un paese a rischio, no? Si dice perché l'Italia è un paese soggetto a fenomeni di alluvioni, di frane e quant'altro. Bene, pensate che soltanto se considerando due di questi fenomeni, cioè le frane e le alluvioni, il 15% del territorio è in area a pericolo di frane e alluvioni. Quindi questo anche non appare nel resto d'Europa. Quindi noi abbiamo consumato tanto, nonostante un territorio che invece questo consumo non se lo poteva permettere. E i risultati, insomma, ripeto, sono poi noti a tutti. Quindi quando poi succede il classico evento con danni, a volte anche in termini di vite umane, poi dopo ci diciamo perché, in realtà il perché è molto chiaro, si è costruito dove non si doveva costruire in gran parte dei casi, poi ovviamente ci sono anche situazioni non di questo tipo. È chiaro che situazioni di questo tipo, ma questa lungo la costa
penso chiunque di noi ha vissuto e vive in tutte le estati situazioni spesso di questo tipo, spesso con edifici poi non utilizzati, guarda, questo edificio è evidentemente mai stato utilizzato, quindi costruito lì. Immagino ci sia sequestrato, no? Sì, certo, però insomma, voglio dire, l'oggetto c'è, a prescindere. Questo è che si deve buttare in galera, questi, gli permettiamo di fare 50.000 ricorsi e questo è. E quelli rimangono lì, intanto un anno è fatto. Invece li facciamo fare i processi che paghiamo. E pensate che se noi analizzassimo soltanto 300 metri dal mare, 300 metri non è tanto, la distanza che è la spiaggia è poco più, insomma, per capirci, abbiamo un quinto di questa superficie che è coperta di cemento e asfalto, un quinto di tutta la fascia costiera italiana, quindi questo è un peso di spiaggia, quindi considerando tutto questo. Oggi noi siamo in grado di monitorare questo fenomeno molto più facilmente anche grazie all'osservazione della Terra dallo spazio, nuovi satelliti ci aiutano e ci fanno capire quant'è che stiamo perdendo, no? Questi numeri in qualche modo ci dicono questo, ma ci aiutano anche a capire quali sono le conseguenze, no? Perché noi perdiamo suolo e perdiamo una risorsa ambientale, perché il suolo è una risorsa ambientale, tra l'altro lo perdiamo in maniera irreversibile, perché una volta che quel suolo è stato costruito, a parte che non vengono buttati giù e quindi in ogni caso quell'edificio rimarrà lì per sempre, ma anche se dovesse essere buttato giù, la funzione del suolo viene persa per sempre. Perché dico per sempre? Perché per rigenerare, pensate, viene stimato che per rigenerare 2 cm di suolo, una cosa così, ci vogliono anche 400 anni. Quindi capite bene che con una bennata di USPA in realtà noi distruggiamo qualcosa che ha impiegato millenni per essere costruito. Ovviamente non perdiamo soltanto la risorsa ambientale, ma perdiamo tutte le sue funzioni. Banalmente noi perdiamo la possibilità che quel suolo ha di produrre cibo. E noi quando troviamo nel piatto la sera ce l'abbiamo perché esiste il suolo, esiste un suolo che è in grado di produrre cibo. Senza suolo noi questo spicchio bianco non lo mangeremo più e quindi ci troveremo a mangiare soltanto lo spicchiettino rosso. E che cosa sta succedendo in Italia? Grazie al consumo di suolo, ogni anno noi perdiamo un suolo in grado di potenzialmente produrre cibo per 100.000 persone. 100.000 persone ogni anno, che di fatto non potranno più alimentarsi con prodotti coltivati sul suolo italiano. Chiaro, poi vuol dire che sì, ma aumenta la produttività di altre zone, ma l'aumento della produttività vuol dire aumento magari di fertilizzanti, prodotti di altro tipo che aumentano l'impatto dell'agricoltura sul territorio e quindi insomma ovviamente tutta una serie di conseguenze negative che sono ben immaginabili. Ma il suolo in realtà non produce soltanto cibo, il suolo ha una serie di funzioni, ad esempio di assorbire l'acqua, questo lo sappiamo, no? Se una strada si forma la pozzanghera, sul suolo vegetato la pozzanghera non si forma, si assorbe molto più facilmente, questo insomma lo sappiamo fin da bambini. Ma in poche parole che cosa porta questo? Porta ad un aumento dello scorrimento superficiale dell'acqua quando piove. E quest'acqua che scorre superficialmente scorre molto più velocemente verso valle e quindi va ad aggravare ulteriormente quei problemi di alluvioni che noi già viviamo sul nostro territorio. Quindi da un lato costruire aumenta l'esposizione alle alluvioni perché la casa viene costruita spesso dove abbiamo visto in maniera sbagliata e quindi in caso di alluvioni c'è un effettivo rischio, ma aumenta anche la probabilità che quelle alluvioni si verifichino, perché aumenta la quantità di acqua che deve essere gestita. E quindi in realtà c'è un doppio sistema che in qualche modo si alimenta da solo. E qui ancora una volta alcuni esempi, ma andiamo avanti. Un altro fenomeno che è ben noto è quello della cosiddetta isola di calore urbano. Nelle città, questo lo sappiamo anche noi, sull'esperienza quotidiana, questo periodo poi è ancora più evidente, c'è molto più caldo che non nelle campagne. Ma questo non è un caso, perché nelle città c'è molta superficie, cemento, asfalto, che ha un potere di rifrazione, di assorbimento del calore molto diverso da una generazione e quindi tende a riscaldare l'ambiente circostante, anche di 3, 4, 5 gradi. E qui c'è un esempio di come sull'area di Roma, man mano che aumenta la costruzione, aumentano le superfici costruite, aumenta questa temperatura estiva. E questo ha delle conseguenze ovviamente sul benessere di tutti, ma se vogliamo fare un calcolo puramente economico anche sulle nostre tasse, perché
da alcuni anni sapete bene che è aumentato il consumo energetico estivo rispetto a quello invernale, cosa che una volta era il contrario, ci si riscaldava l'inverno e l'estate si stava all'ombra. Oggi l'inverno si usa meno riscaldamento, l'estate bisogna avere l'aria condizionata. Saremo stati, sarà cambiato il nostro stile di vita, ma probabilmente è cambiato anche il nostro ambiente circostante. E infine un'altra conseguenza importante, sempre legata un po' al tema dei cambiamenti climatici, però non a scala locale, ma a scala globale, perché voi sapete che stiamo vivendo un periodo in cui ormai è risaputo, è dimostrato, è noto, condiviso, c'è un cambiamento climatico in atto, un riscaldamento globale che è dovuto a un aumento delle emissioni, fondamentalmente a un aumento delle emissioni in atmosfera. In realtà poi gli studi dimostrano che è vero, se c'è un aumento di emissioni in atmosfera dovuto ad esempio all'attività produttiva, agli scarichi delle auto, ai motori a combustione, eccetera, riscaldamenti, ma c'è anche un aumento di CO2 in atmosfera dovuto alla minor capacità del suolo di assorbire carbonio, perché il suolo è un serbatoio di carbonio cosiddetto. Quando il suolo è un suolo naturale, soprattutto se vegetato, assorbe carbonio, assorbe e lo trattiene. Quando noi andiamo a costruire, a scavare dentro quel suolo, quel carbonio viene liberato da un lato e non viene più assorbito. Quindi questo fa in modo che aumenta la quantità di CO2 che di fatto viene emessa in atmosfera dovuta soltanto ai cambiamenti di uso del suolo. Pensate che anche qui, per dare un numero, per dare un'idea di quello che dice questo, che con quello che è successo in 5 anni in Italia in termini di consumo di suolo, di fatto noi abbiamo emesso in atmosfera una quantità di CO2 in termini di tonnellate equivalenti pari a 18 milioni. Che vuol dire questo? 18 milioni di tonnellate di CO2 è quello che emettono normalmente 4 milioni di auto circolanti. Quindi questo è soltanto quello che è successo in 5 anni nel nostro paese a causa di questo. Ovviamente poi il consumo di suolo impatta sulla capacità di sostenere habitat, la biodiversità, sul paesaggio, sui beni culturali e quant'altro. Anche perché, questa è un'altra caratteristica del nostro territorio, noi abbiamo consumato tanto suolo, ma l'abbiamo anche fatto male questo consumo di suolo, cioè questo consumo l'abbiamo distribuito un po' dovunque. Se noi, forse vi sarà capitato, no, prendere l'aereo e andare verso il nord Europa, quando uscite dall'Italia, vi affacciate al finestrino, voi soprattutto magari se andate in Francia, in Germania, volate sopra questi paesi, vi accorgete che c'è una delimitazione, un limite netto fra la città e la campagna, no? Vedete, c'è una città più o meno coordinata, finisce la città, inizia la campagna, chiamiamola così, insomma, le aree agricole, le aree. Nel nostro paese questo limite si è perso. Perché? Perché si è costruito in maniera dispersa e questa dispersione non fa che aumentare l'impatto negativo del consumo di suolo, perché di fatto queste infrastrutture, queste case, queste città non sono più limitate e concentrate, ma invadono un po' tutto il territorio. E questo è avvenuto in grande misura nel nostro paese e ha portato ad esempio a un cambiamento del suolo che ognuno di noi porta la responsabilità di aver consumato in qualche modo, no? Nel senso che se noi dividessimo tutto il suolo consumato, tutto il suolo artificiale per i cittadini italiani, questo numero è cresciuto dagli anni 50 ad oggi da 170 a 340, cioè raddoppiato di fatto. Quindi quello che negli anni 50 bastava per due persone, oggi basta per uno, per capirci. E questo anche a causa di questa dispersione, perché ovviamente il consumo di suolo pro capite aumenta quando noi ci disperdiamo, perché abbiamo più bisogno di strade, di infrastrutture. È chiaro che una città compatta, un'area urbana compatta, ha bisogno di meno infrastrutture, di meno servizi, di meno suolo per sostenersi. E questo lo vediamo anche con questo piccolo esempio. Immaginate che questa sia una casa e questa la strada, ok? Molto schematizzato. Quindi questa casa e questa strada hanno consumato suolo direttamente, perché poggiano su un suolo che prima era agricolo, ad esempio adesso non è più. Immaginate di prendere un'area di questo tipo, cioè 100 metri di distanza da questi oggetti, cioè dalla casa e dalla strada. 100 metri è una distanza abbastanza piccola, evidentemente, una distanza in cui dal punto di vista ambientale si può dire che c'è un impatto del consumo di suolo, perché in questa distanza in media si può sostenere facilmente, sfido chiunque a dire il contrario, che tutta una serie di funzioni del suolo sono perse,
funzione di produzione agricola, funzione di biodiversità, di supporto alla biodiversità, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, se noi conteggiassimo tutte queste aree del nostro paese, arriveremmo al 55% del nostro territorio. Cioè il nostro territorio, per più della metà, il nostro territorio è quello che dicevo prima, con un terzo di aree montane, 15% di aree a pericolosità da frana e così via, è ricade entro 100 metri da questi oggetti, quindi è disturbato di fatto in maniera pesante da questo consumo di suolo. Adesso volevo chiudere con una carrellata, poi la presentazione ovviamente la lascio perché immagino che il tempo adesso sia scaduto abbondantemente, quindi qui ho fatto vedere un po' le trasformazioni di 6 anni dal 2007-2012 nell'intorno di Roma, quindi partendo da sud-ovest fino ad arrivare anche qui nel nord-est, e qui come vedete le zone rosse sono quelle cambiate in questi 6 anni, quindi come vedete qui nel quadrante di nord-est, in questa direttrice che porta proprio qui, c'è uno dei più consistenti aumenti di consumo di suolo in questi 6 anni considerati. Come vedete le macchie rosse in alcuni casi arrivano a coprire una superficie decisamente importante rispetto a quella grigia. Quella grigia vuol dire che quello che già c'è e che è stato costruito nel corso dei millenni o quantomeno dell'ultimo secolo, no? E quello che abbiamo fatto in 6 anni in alcune zone è quasi, non dico raddoppiare, insomma sarebbe, però arrivare a percentuali di crescita consistente di questo tipo. Grazie della vostra attenzione.